Buongiorno a tutti, io sono Valentina Io sono e Gabriele. benvenuti nel mio nuovo video. Allora ragazzi, buongiorno. Stamattina nero, non va per niente bene. Non ho dormito, sono stata male tutta la notte, Gabriele non sta bene, abbiamo preso l'influenza, sicuramente. Io ho una tosse da far paura, sto veramente a terra. Gabbo invece gli si è gonfiata la. Tipo da membrana dietro la tonsilla che mi capita una volta l'anno e pazienza, pace. Solo che mi sono svegliato alle 6 che mi sembra di avere un pallone da calcio in bocca e non è stato molto piacevole. No, quando è così uno non è affatto piacevole. Io mi sono svegliata alle 1:30 che stavo malissimo, avevo i brividi di freddo e tutto. Gabriele mi ha preso. Come si chiama il tecnico? Il Tachiflu, dai, guarda lì. Tachyfluidec me l'ha fatto sciogliere in acqua calda, l'ho bevuto e ho dormito. Questa mattina mi sono preso un Vivin C, sono proprio, ho il naso totalmente tappato e mamma mia, erano 2 anni che non mi veniva l'influenza. Cosa vai a controllare se c'è? C'è ancora Vivin C? Ah, comunque, sono veramente 2 anni che non mi viene niente di tutto ciò Infatti mi sento veramente un piccolo straccetto. Dovremmo uscire per andare a fare delle commissioni, però io sono una persona abbastanza ansiosa, abbastanza paranoica e quindi io sarei più sicura se andassi a fare un tampone rapido, ma per il semplice fatto che comunque sia, anche se noi prendiamo tutte le precauzioni possibili e quant'altro, eccetera, eccetera, cos'è quello per il naso, il tantum verde? Però in ogni caso, non lo so, io sarei decisamente più tranquilla nel farlo, anche perché comunque sia non si tratta solo di me, si tratta di mio papà, si tratta dei miei nonni, quindi che comunque hanno delle situazioni delicate di salute, quindi onde evitare, poi anch'io sono la prima, però insomma, Gabriele dice che io sono troppo ansiosa, che sono troppo paranoica, che solamente Il periodo. il periodo, che è vero, perché io di solito di questi periodi sto veramente male, però contando che sì, ok, siamo vaccinati, abbiamo il Green Pass, ok, va bene, però in ogni caso se magari viene qualche linea di febbre non può entrare in un determinato posto e quell'altro, poi appunto nella mia famiglia tra mio padre e mia nonna hanno una situazione delicata a livello di salute, quindi io preferisco restare sicura. Quindi in realtà io me lo voglio fare. Mia madre mi ha detto che sono esagerata, anche Gabriella ha detto che. Però insomma, una sicurezza in più, una responsabilità. Mi sento responsabile per la mia famiglia, quindi secondo me è giusto una sicurezza in più farlo in ogni caso. Meglio farlo che rimanere nel dubbio e farsi 1500 problemi, perché io poi non ci dormo la notte. Cos'è questo? Per il naso chiuso? Sì. Io. Ma me lo devo Si è un spruzzare? po' rotto. Sì, deve spruzzare il naso, mica nell'orecchio. Vabbè, non mi sembra il caso di farlo davanti alla telecamera. Quindi scendiamo, andiamo, passiamo prima di tutto in farmacia, anche perché io dovrei iniziare a fare l'aerosol perché se mi è tornata la bronchite devo prendere di nuovo il Breva. Abbiamo la soluzione fisiologica, quella ce l'ho. Ho guardato anche la scadenza stamattina, ma scade nel 2024, quindi non è un problema. E l'unica cosa appunto è il Breva, perché sapete che quando tu apri un farmaco comunque ti dice che una volta aperto non devi consumarlo entro 3 mesi. Io quello lì l'avevo aperto l'anno scorso, mi sembra, per fare un pochino di aerosol. Però Gabbo dice che avendo lavorato in farmacia, dice che comunque non è. Posso prenderlo lo stesso. Però adesso vediamo, magari chiedo anche, già che ci sono in farmacia, vedo se loro mi danno l'ok Sì, la per tonsilla, farlo dobbiamo passare comunque. dal medico che ho la tonsilla, sì, Eh sì, la dobbiamo tonsilla, la così vedi se ti fa tonsilla, la ricetta. dobbiamo di nuovo passare appunto dal medico per Gabriele, perché Fedele. Ma non faccio vedere in Ma no, video. non sei in Ma video. no, non si vede così, Non è si solo la vede? membrana Rossa. questa qua. Le Ma tonsille in realtà guarda. sono a posto. Qua forse c'è una postolina. Oh, cos'è sta roba? Sono dei dentifrici, mi ero appena lavato Ah, i denti. vabbè.
Comunque, quindi scendiamo di casa e prima di tutto facciamo sta cosa. Se è tutto a posto, andiamo a fare un giro al mercato, che dobbiamo prendere le cose. Gabbo deve prendere altra lana perché mi sta finendo la sciarpa. E sta venendo bellissima, ma non ve la voglio ancora mostrare perché ve la voglio mostrare finita. E poi voglio prendere altri due deodoranti di quelli che vi avevo fatto vedere della Glad, che sono russi, greci, non lo so. E ne voglio prendere altri due. Poi mi sembra che non dobbiamo prendere più niente. Giusto? Ok. No, c'era qualcos'altro, ma non mi ricordo. Comunque, per prima cosa facciamo queste. Tra l'altro, inizio a mettere questa, la mia mascherina di Halloween. Quanto è carina! Era per. La voglio troppo indossare perché è veramente molto, 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 molto carina. Molto periodo halloweenoso. Guardate, mi piace. Abbiamo fatto il tampone rapido, fastidioso da morire, però la signorina è stata veramente molto delicata con me. Infatti ha fatto pianissimo. Adesso mi devo soffrire il naso perché ho un bruciore. Alla fine l'abbiamo pagato 15 euro a testa. Adesso dobbiamo solamente aspettare 10 minuti e ci arriverà il messaggio sul numero di telefono e per email. Però ci hanno detto di aspettare qui perché se non dovesse arrivare il telefono perché stanno avendo dei problemi all'app, dobbiamo rientrare e penso che ce lo dicano poi da dentro, non so come Ah, funzioni. quindi dobbiamo stare qua 10 minuti? Finché non ci arriva il messaggio per vedere se ci arriva per sicurezza, perché se non arriva dobbiamo rientrare in farmacia. Adesso non ci rimane che aspettare e appena ci arriva il messaggio vediamo, speriamo sia tutto a posto. Perché adesso mi sta iniziando a salire Anche perché l'ansia. dovesse essere positivo, io cosa faccio? Faccio finta di nulla, vado a fare fisioterapia. No, non puoi, non Lo puoi. so, è una battuta, solo che non, devo rimandare tutto di. Più che altro che il dito, non è che posso lasciarlo un mese col tendine che si fissa. Tempo di attesa terminato, abbiamo qua i fogli. Alla fine Gabbo ha dovuto andare in farmacia di nuovo perché non è arrivata nessuna email, è solo arrivato l'SMS con il QR code e siamo lieti di dire che siamo negativi. Lo sapevamo, però un po' di ansia c'era sempre, mamma mia, però veramente che paranoia. Quindi è una semplice influenza, questi qua, amore, però tienitelo, eh. Ah sì, dura 2 giorni. E Vabbè, non importa, li tu? tengo io. Intanto io non ci faccio nulla. Vabbè. Tra 2 giorni è venerdì, non esco di casa. Però a me serve perché se mi dovesse salire la febbre, io domani ho il dentista, porto questo e faccio vedere che sono negativa, così almeno siamo sicuri al 100%. Dopo questa splendida notizia, possiamo finalmente andare alle cose che dobbiamo fare. Il verde. Vabbè. Non sono riuscita a trovare i miei deodoranti della Glad, quindi penso che dovrò ritornare sabato, magari c'è, ma in compenso Gabbo ha preso della bellissima lana, perché Ne ho preso un pochino. ne ha anche presi due per fare. Lui li chiama in un modo strano, io li chiamo semplicemente Si pupazzetti. chiamano amigurumi. Vabbè. E io ho chiesto se mi fa un pupazzetto all'uncinetto a forma di pesca. E me la farà, perché me la farà sicuramente. Comunque l'altra cosa che dovevo fare, che prima mi sono dimenticata di dirvi, è che mi devo prendere la tinta. Perché mi devo fare il ritocchino sopra, che sono inguardabili. Visto il disastro.
che è venuto. Quindi salto d'acqua e sapone, tinta, e devo passare velocemente all'Lidl, anche se Gabbo non crede al mio velocemente. Perché ci metto sempre mezz'ora anche se per prendere il pane. Perché mi piace curiosare. E poi ci dirigiamo a casa. Però guardate tutte le foglie. Che bello l'autunno, mi piace proprio un sacco, mi mette di buon umore. Guardate che bello. Passati da Lidl, solo che mi sono completamente dimenticata di fare qualche ripresa, lo ammetto, e abbiamo preso qualche cosina, quindi adesso vi mostro le cose che abbiamo preso durante l'arco della giornata. Allora, come vi dicevo, al mercato Gabbo ha preso la lana, ne ha presa una così, poi questi due sono per fare i pupazzetti, come avevo accennato, e poi altri due rotoli per finire la mia sciarpa. Poi, quindi questo è stato il primo acquisto di Gabbo. Io invece ho preso solamente questo aroma all'arancia e cannella per il deumidificatore. Da questo sapone invece ho preso queste palline per il water aromatizzata alla mela. Poi ho preso la mia tinta castana, che dobbiamo poi fare, magari stasera me la metto su per coprire il danno. E infine, io non sapevo, è la prima volta che da acqua e sapone, perché c'erano anche delle patatine, ho trovato delle tisane, e ho trovato questa in particolare che mi ha colpita, dell'Angelica, che sapete che è una di quelle marche che io preferisco in assoluto, ha caffè, caramello e cannella, questa qua. Non l'ho mai provata, io di solito prendevo, se vi ricordate, arancia, cacao e cannella, ma non l'ho più trovata. Però appunto in compenso ho trovato questa qua, tra l'altro c'è scritto provala con un goccio di latte anche a colazione. Però voglio, non vedo l'ora di provarla perché sono veramente molto curiosa. Poi sapete che la cannella è la mia spezia preferita, quindi sono veramente curiosa. Poi siamo passati infine al Lidl e ho preso questo pacco gigantesco di fazzoletti da 42 pacchi a 2,60 euro, perché appunto adesso io e Gabriele siamo raffreddati e tutto quanto, quindi i fazzoletti ci devono essere sempre e in ogni angolo della casa. Allora, ho trovato alcuni prodottini di Halloween, di stuzzicherie, che ok. Allora, ho preso due di queste pizze di Halloween che avevo già provato l'anno scorso e mi erano piaciute tantissime, e sono con crema di zucca e pancetta affumicata. Io me ne sono innamorata l'anno scorso e sono stata contentissima di averle ritrovate, peccato che erano le ultime due, se non ne avrei presa qualcuna in più. Poi ho trovato queste 12 mini pizzette. Niente di particolare, ci sono i peperoni, il formaggio e i würstel, però insomma erano carine, Gabriele le voleva e ho fatto che prenderle. Guardate che carine, ce ne sono 12 dentro. Poi ancora ho preso due pacchi di questi nuggets, come ogni anno, ok, con le formine della zucca, del pipistrello e del fantasmino, che sono tra l'altro buonissime. Non ho trovato le patatine, ma siccome domani dovrebbero fare il rifornimento, spero di trovarle domani. Qua faccio cadere tutto. Le ultime cosine che abbiamo preso è stata una Coca-Cola, marca della Freeway, però zero, perché a Gabbo piace solo la Coca-Cola zero, di conseguenza anche quello. Ha preso una vaschetta di gelato al mascarpone, questa qua, per il suo mal di gola, così che almeno, visto che ha le tonsille un po' infiammate, mangia un po' di gelato e in teoria dovrebbe sentire meno il dolore. Infine, sempre da Lidl, a 95 centesimi, ho trovato una novità della Sien a cui non ho potuto resistere. In realtà sono due. Se vi ricordate, io l'altra volta ho fatto il vlog nel quale vi facevo anche vedere che cambiavo il sapone per le mani e mettevo quello in muffin a cioccolato, gusto muffin a cioccolato della Sien,
che è buonissimo. E ogni tanto la Sien fa queste novità pazzesche che sono buonissime. Io adesso oggi ho trovato un sapone per le mani al ginger bread, che in realtà capo mi ha detto che non si pronuncia bread ma bread, quindi ginger bread. Quindi questo lo utilizzerò sotto periodo natalizio. Lo so, ne ho già uno che ho acquistato da Avon, però quelli della Sien sono diversi come profumazione. E infatti questi qua sanno tantissimo di biscotti del pan speziato. Questo mi piace di più di quello dell'Avon. È molto più speziato, più cannelloso. Mi piace. Questo qua lo terrò da parte per metterlo appunto sotto Natale. L'altra novità, ne ho presi due, che ho trovato, sono questi due saponi sempre per le mani a mela e cannella, che questo ancora non l'avevo, mela e cannella, e non vedo l'ora di metterlo, però devo finire prima quello al muffin che ho dentro. Sa un po' di Cicles in realtà, mi aspettavo più aroma, però è buono comunque, metteremo poi questo all'interno. Niente, allora, questo era tutto ciò che abbiamo comprato da Lidl e quant'altro, ma non è finita qui perché vi voglio ancora mostrare una cosa che mi è arrivata. Ho fatto un acquisto su Bonprix, sempre in occasione di Halloween, e voglio scartarlo con voi. Lo aspettavo, sono super elettrizzata, fatemi solo controllare che non ci sia niente, ok? Indovinate che cos'è? No, vabbè, ragazzi, mi sono presa un pigiama a tema Halloween. Vediamo. Mamma mia. Allora, questa è la maglia arancione con il facciotto della zucca. Guardate quanto è bello. Ha un bel tessuto. Mi piace. Bellina proprio, guardate che carina. Poi con i miei calzettoni arancioni, sapete come mi sta bene, adoro. E i pantaloni sono fatti in questa maniera, cioè, ragazzi, hanno le zucche su tutta la lunghezza del pantalone, c'è la zucca. No, vabbè, sono stratosferici, sono fantastici. Questo pigiama l'ho pagato 20 euro da Bonprix, da Bonprix, e sono super elettrizzata. Non vedo l'ora di indossarli, non vedo assolutamente l'ora di mettere questo pigiamino halloweenoso. Guardate che carino, potrei anche vestirmi così per Halloween. Ma vabbè. Allora, adesso metto a posto questa spesa e mangiamo, ci corichiamo un attimo e per ultimo vi lasciamo con una sorpresa culinaria. Facciamo una mini ricetta per fine video da gustare poi insieme.
c'è di più bello di una bella tazza calda di qualche bevanda, ma nel mio caso di Pumpkin Spice Latte, prima di andare a nanna? Per me niente. Allora sì, ragazzi, mi sono fatta un po' di latte caldo con la zucca, quindi il Pumpkin Spice Latte, da accostarci vicino uno dei biscottini che abbiamo fatto oggi. Allora, come avete visto, lasciate stare che Gabo li ha fatti fuori praticamente tutti, però come avete visto li abbiamo decorati con la ghiaccia reale, semplicissima da fare. Noi abbiamo usato 50 grammi di albume e 250 grammi di zucchero a velo con una puntina di limone, mi raccomando. Se avete, magari non avete limone ma avete il succo di limone, diciamo un cucchiaino è più che sufficiente. Comunque, abbiamo fatto la ghiaccia reale da mettere sopra i biscottini e l'abbiamo fatta di diversi colori. Allora, sono sincera, ragazzi, io ho fatto i fantasmini con la ghiaccia reale bianca e le zucchette con la ghiaccia reale colorata di arancione e non li ho fatti tutti, come vedete qua ce ne sono ancora parecchi, perché comunque sia a stringere la pennetta in silicone mi facevano tantissimo male alle mani. Gabbo non riusciva più di tanto con il dito, col tutore che ha, quindi abbiamo fatto solo quello che ci sentivamo di fare. Ce n'erano molti di più, giuro, dentro questo vassoietto. C'era anche un cappello da strega, ne è rimasto solo uno tra... Ah no, eccolo qua, questo qua che non è rotto. Questo cappellino da strega l'avevo colorato di verde con i brillantini dorati, ma Gabbo se l'è mangiato, se l'è finito. Quindi vi ho chiesto gentilmente di lasciarmene giusto due o tre da farveli vedere alla fine del video ed effettivamente ne sono rimasti quattro, ma non fa niente. Allora, tra le altre cose, ragazzi, guardate, non ho più quella cosa orribile in testa, ho fatto il ritocchino, mia mamma mi ha messo la tinta che abbiamo comprato solo sopra, giusto da coprire quella cosa orribile che era in testa, e quindi adesso sono ritornata ad essere una persona normale e comunque adesso si nota molto di più il mesciato. Allora, che dire, quindi prima della nanna ci sta un po' di Pumpkin Spice Latte caldo con un biscottino vicino. Gabriele ha detto che sono buonissimi. Come avete visto, abbiamo usato i canditi, l'arancia candita che era rimasta dalla torta, e l'abbiamo messa all'interno della pasta frolla. Così ho fatto due diverse tipi di pasta, perché una appunto l'abbiamo fatta semplice con i canditi e l'arancia, e l'altra invece ci abbiamo aggiunto, oh guardate il gatto sulla zucca che effetto carino, cioccolato e arancia candita. Però su questi bianchi ci ho aggiunto poi una spolverata di cannella per dargli quel tocchetto in più, e sono venuti una bomba, veramente. Ve li consiglio. L'unica cosa è che, come ben sapete, fare la frutta candita in casa richiede parecchio tempo. Quindi, se non avete voglia, potete comprare la frutta candita già pronta e riunirla insieme alla pasta frolla e viene uno spettacolo davvero. Bene, ragazzi, il video di oggi può anche finire qui. Spero che anche oggi siate stati bene in mia compagnia, in nostra compagnia. Anche oggi abbiamo fatto varie cose. Io, tra l'altro, adesso mi devo andare assolutamente a fare l'aerosol perché sono fino qui. Infatti, ho una tosse che fa paura e dopodiché mi vado a coricare a letto, però una bevandina calda giusto per sollevare il sonno ci sta. Allora, se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, lasciate un pollicino in su e mi raccomando, lasciate un commentino così da conoscerci meglio e scambiarci sempre due o tre paroline. Noi ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo vlog. Vi lancio un bacione grandissimo, ciao a tutti!